Una buona serata allora, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match. Abbiamo anticipato gli argomenti e gli ospiti nell'anteprima della puntata, però abbiamo un ospite in più. Questo ospite è quello che vedrete durante tutta la trasmissione, vi porterà via un pezzo di schermo, ma vogliamo tenerlo lì come ospite nostro. Tullio. Certo, certamente, certo, è l'immagine di Patrick Zaki, lo studente egiziano che è ricercatore all'Università di Bologna, da 14 mesi è in stato di detenzione in Egitto, si trova in un grave, un pessimo stato psicologico. Pochi giorni fa gli è stata rinnovata la carcerazione preventiva di altri 45 giorni e tra l'altro nell'udienza non è stato possibile ai diplomatici stranieri partecipare, quindi Italia, Francia, Canada e Stati Uniti si sono visti negare l'ingresso in tribunale. Ricordiamo che Patrick Zaki tra i capi d'accusa c'ha la propaganda sovversiva, l'istigazione al terrorismo, ma su che base? Sulla base di alcuni post, una decina di post pubblicati su Facebook da un account che però Patrick e i suoi legali dicono non essere autentico e rischierebbe 25 anni di carcere. Ecco, c'è da aggiungere poi che Patrick Zaki, 29 anni, è stato arrestato il 7 febbraio del 2020 e la custodia cautelare in Egitto può durare fino a 2 anni e da 14 mesi si vede sempre rinnovata la carcerazione di volta in volta. Ecco, quindi noi terremo l'immagine di Patrick Zaki affinché appunto possa avere ovviamente giustizia e una detenzione che sia in condizioni adeguate, diciamo così, o sostenibili. Ecco, invece adesso a proposito di diritti, questa sera parleremo di Martin Luther King, torniamo indietro agli anni 60 negli Stati Uniti. Martin Luther King, ricordiamo, è stato ucciso il 4 aprile del 1968, ormai una figura che ha segnato un'epoca e che è ancora attuale. Ma è un insieme di figure in realtà, perché abbiamo delle presenze di figure che poi vengono regolarmente ammazzate e abbiamo Luther King, per esempio, a cui lui si ispira, ma poi abbiamo anche personaggi in Italia che vengono sacrificati perché hanno troppe idee, diciamo, rivolte alle persone più deboli e invece sembra che facciano danni invece di fare cose positive e quindi vanno quello che è il potere costituito e questa è la grande battaglia e il sogno americano di Luther King. Allora, noi abbiamo avuto Aldo Moro, abbiamo avuto i due giudici Falcone e Borsellino, l'America ha avuto in quell'epoca, ha avuto Kennedy, i due fratelli Kennedy, nell'arco di 6 anni sono stati 4 morti importanti solo perché difendevano la minoranza debole, non solo quella afroamericana, ma anche le altre minoranze. E allora ci si domanda se ad essere generosi è una cosa pericolosa. E in questo senso entriamo immediatamente nell'argomento e presentiamo i nostri ospiti e poi al contributo. Certo, allora torniamo a presentare gli ospiti. In studio il professor Leonardo Raito, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, e il professor Damiano Fusaro. Buonasera a tutti voi. Buonasera. In collegamento abbiamo il professor Giorgio Cesarale, docente di filosofia politica all'Università Ca' Foscari a Venezia, e il professor Stefano Luconi. E il professor Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Buonasera allora
nuovamente a tutti quanti voi. Ermanno, iniziamo subito a entrare nell'argomento. Allora, vediamo Martin Luther King, perché già la Martin Luther King è un'eccezione. È un afroamericano, poi non riesco a capire perché ci sono degli americani che sono afroamericani e ci sono degli americani che sono solo americani. Questa non l'ho capita, però piuttosto che dire negro, dice meglio così. E partiamo da una famiglia che è una famiglia eccezionale in tutti i sensi, perché è una famiglia, diciamo, di religiosi, sia la madre che il padre di Luther King, ma è una famiglia colta, e la media della popolazione, chiamiamola afroamericana, per riuscire a capire o condividere il concetto, è una famiglia, gli afroamericani sono poveri e sono privi di possibilità di andare a scuola. Non possono andare a scuola, e se vanno a scuola ci sono delle scuole povere solo per gli afroamericani, e se hanno un minimo di censo, un minimo di risorse. Invece Luther King fa una strada maestra, non solo, ma si dimostra anche di avere carattere, intelligenza, capacità di scelta fin da giovane, prendere delle decisioni positive per sé, per la moglie. È un rapporto positivo anche con i genitori, perché si interfaccia regolarmente con suo padre e sua madre e trae vantaggio e dà soddisfazione ai genitori. Diciamo che è una figura quasi perfetta, però poi imbarcherà una strada, ma intanto vediamo il primo contributo, il percorso giovanile di Martin Luther King. È questa l'America in cui cresce Martin Luther King. Il padre è un pastore battista. La famiglia ripone molte speranze in quel ragazzo così sveglio. Era nato in una famiglia molto in vista. La madre, Alberta Williams, discendeva da generazioni di predicatori. Il padre di King sperava che avrebbe seguito le sue orme e che gli sarebbe subentrato in chiesa in linea con la tradizione di famiglia. Ma la fede del giovane Martin spesso vacilla. Per un po' prende in considerazione una carriera in legge, tuttavia alla fine decide di diventare un pastore. King frequenta l'Università di Boston per conseguire il dottorato in filosofia. È qui che all'inizio del 1952 incontra una studentessa chiamata Coretta Scott. 18 mesi più tardi la giovane coppia si sposa. All'inizio papà King non voleva che la sposasse. Martin Luther King aveva sempre cercato di assecondare il padre, ma in questo caso fu molto chiaro e gli disse: «Senti, questa è la donna che voglio sposare, non posso vivere senza di lei». Coretta lo aveva scelto perché ammirava quest'uomo, convinto di poter cambiare le cose, e direi che le piaceva molto l'idea di diventare la moglie di Martin Luther King. A Boston i professori di King cercano di convincerlo a tentare la carriera universitaria, ma a quel punto il giovanotto ha già scelto la sua strada. Ha ottenuto il pastorato presso una sede prestigiosa, la Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, Alabama. C'era qualcosa in quel predicatore che attirava la gente in quella chiesa. L'FBI di J. Edgar Hoover controlla ogni sua mossa. King viene alla ribalta per la prima volta nel 1956, quando organizza il boicottaggio degli autobus per soli neri a Montgomery, in Alabama. La sua casa viene distrutta da una bomba, ma nel giro di un anno bianchi e neri sederanno fianco a fianco negli autobus. Concentra quindi la sua attenzione su altre aree di segregazione, come i banconi per i pasti. Tra scene di rabbia, alcuni gestori di ristoranti si rifiutano di servire i clienti di colore. King prende ispirazione dal leader che più ammira, il Mahatma Gandhi, che predicava l'uso della non violenza. Ecco, abbiamo un piccolo incipit su quella che era la situazione americana. Professor Stefano Lucconi, ci vuole descrivere un po' meglio qual era la situazione, lo stato di fatto della popolazione afroamericana a quell'epoca e
quali erano i motivi e la storiografia per cui gli afroamericani venivano trattati in quella maniera, il percorso di evoluzione di questo fenomeno che è nato poi con la schiavitù, con il trasporto dei negri dall'Africa verso le Americhe. Prego. Dunque, la situazione degli afroamericani necessiterebbe di una distinzione tra quelli che vivevano negli stati ex schiavisti della Confederazione del tempo della guerra civile e quelli che vivevano in altre aree degli Stati Uniti, dove erano sì discriminati, ma dove non subivano quella che invece era la caratteristica degli stati del Sud, ovvero sia la segregazione razziale. Esistevano delle leggi, delle ordinanze municipali che stabilivano la separazione fisica tra popolazione bianca e popolazione nera. C'erano dei luoghi pubblici, chiese, ristoranti, bar, teatri, cinema, dove era precluso l'ingresso ai neri. Questo nonostante, alla fine della guerra civile, con l'affrancamento, quindi la liberazione degli schiavi, fossero stati aggiunti due modifiche, due emendamenti alla Costituzione federale, il 14° e il 15° emendamento, che prescrivevano la parità dei diritti, sia civili sia politici, tra tutti i cittadini. E negli Stati del Sud invece si discriminavano de legge i neri, si impediva loro di partecipare alla vita pubblica perché erano stati trovati tutta una serie di escamotage attraverso i quali, senza dire apertamente che si impediva ai neri di votare in quanto neri, di fatto gli si impediva di partecipare alle elezioni. Ecco, questa è la situazione che King si trova ad affrontare ed è questa la situazione che King vuol modificare. Traendo vantaggio da una iniziale disponibilità da parte della massima istituzione giuridica statunitense, ovvero sia la Corte Suprema Federale, che nel 1954, con la sentenza sul caso Brown versus Board of Education of Topeka, aveva stabilito l'incostituzionalità della segregazione scolastica. Quindi aveva di fatto aperto quelle scuole fino a quel momento riservate ai soli bianchi anche ai neri. Sfruttando questa apertura da parte della magistratura, King, utilizzando tecniche non violente, utilizzando la disobbedienza civile, utilizzando l'azione diretta, cominciò a sfidare le leggi segregazioniste del Sud per creare una crisi nazionale che inducesse le altre istituzioni federali, in particolare il Congresso e anche la Presidenza, a cambiare questa situazione di discriminazione e quindi ad assicurare non soltanto sulla carta ma anche materialmente la parità dei diritti civili e politici agli afroamericani. Grazie, ma quel regolamento che aveva fatto diciamo dopo la guerra civile Lincoln non viene applicato, quelle regole, quelle leggi antirazziali che vengono, ma vengono date in affidamento ai vari stati se le vogliono applicare e come le vogliono applicare. Dunque, alla fine dell'Ottocento viene affermata a livello di giurisprudenza la cosiddetta dottrina del separati ma eguali, che è una maniera per legittimare la costituzionalità della segregazione razziale, affermando che è lecito separare fisicamente bianchi e neri a condizione che i servizi forniti ai neri abbiano la stessa qualità dei servizi forniti ai bianchi. Faccio un esempio banale. Esistevano i treni con le carrozze ferroviarie segregate. Se le carrozze in cui
viaggiavano, erano costretti a viaggiare gli afroamericani, avevano le stesse caratteristiche, la stessa comodità delle sedie, la stessa ventilazione, lo stesso riscaldamento di quelle riservate ai bianchi, per i tribunali erano lecite. Parlavo prima di discriminazione politica. Ai neri era impedito di votare, nonostante ci fosse un quindicesimo emendamento che stabiliva che fosse, che non fosse lecito privare del voto cittadini per ragioni di razza, colore della pelle o precedente condizione servile. Nel sud furono trovati degli escamotage per impedire ai neri di votare. Per esempio, furono introdotte dei test, diciamo così, di educazione civica, perché si diceva che il voto dovesse essere un voto responsabile e quindi l'aspirante elettore doveva conoscere la Costituzione, l'ordinamento dello Stato, il sistema politico degli Stati Uniti. Però le commissioni incaricate di valutare gli aspiranti elettori avevano un grandissimo potere per decidere se gli aspiranti elettori ottemperavano i requisiti richiesti. E siccome queste commissioni nel sud erano dominate da bianchi, razzisti e segregazionisti, qualsiasi tentativo dei neri di passare questi test veniva sistematicamente bocciato. Quindi gli elettori afroamericani non avevano la possibilità di partecipare alle elezioni. Certo. Ma la ragione non era che gli si impedisse di votare perché erano neri, gli si impediva di votare perché non conoscevano, che so io, il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti, non ricordavano a memoria i nomi di tutti i giudici del proprio Stato. C'era un famoso caso in cui a un afroamericano che aspirava a votare fu chiesto quante bolle di sapone erano ricavabili da una saponetta di mezza libra. Ecco, nel caso di un aspirante elettore nero, qualsiasi risposta data era una risposta ritenuta insufficiente, qualsiasi risposta data da un bianco invece veniva accettata. Certo. Quindi formalmente i neri non erano penalizzati in quanto neri, ma di fatto non avevano la possibilità di votare, aggirando il 14° e il 15° emendamento. Professore Cesarale, io ricordo che quando sono arrivati gli americani in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mi ricordo che mia madre mi fece salire su un carri armato e fu una cosa molto particolare alla mia età, e ci hanno portato la democrazia e hanno combattuto il razzismo, no? E hanno fatto un processo a Norimberga, e l'hanno fatto sia i sovietici, sia gli inglesi, sia gli americani e anche i francesi. Ma non le sembra un po' strano che gli inglesi, che avevano colonizzato, e la sappiamo in che maniera avevano colonizzato il mondo, l'India, e abbiamo la marcia del sale, no, con Gandhi, i francesi abbiamo visto cosa hanno fatto nelle colonie, Stalin, quello che aveva fatto con i kulaki, lo sappiamo quanti morti, e questi si sono eretti a... giustamente, perché bisogna dare un indirizzo, si sono eletti a difensori della, a modo loro, della democrazia. Ecco, io ricorderò anche un fatto, che ci fu un papa che prima del conflitto scrisse un'enciclica, ma non riuscì mai a pubblicarla, perché lui morì improvvisamente, e su questo si può fare un bel libro, e l'enciclica scomparve, nonostante fossero state stampate circa 1000 copie in Vaticano. Questa enciclica fu scritta da un americano di origine francese,
che era padre Lafarge, no? E Lafarge aveva scritto in America un libro che denunciava il razzismo americano. E il Papa, quando arrivò a Parigi, lo mandò a chiamare, era Pio XI, e dice: tu sai cos'è il razzismo? Noi ci troviamo in una situazione di alto razzismo in Europa, e quindi fammi un'enciclica. E lui disse: ma io non sono un teologo, e lo accompagnò con altri tre teologi, ma naturalmente fu impedito. Anche in questo caso il Papa scomparve prematuramente. A quello che si conosce, il medico curante di Pio XI era il professor Petacci, il babbo dell'amica di Mussolini. E questo lascia le cose abbastanza inquietanti, no? Scomparvero le 1000 copie. Ma allora, gli americani, dopo questo giro, diciamo, abbastanza complesso, ma gli americani ci hanno portato veramente alla democrazia, oppure è una, come possiamo dire, un'ipotesi su cui possiamo ragionare? Prego. Sì, grazie. Ha messo il dito nella piaga, perché il magistero di Martin Luther King è profondamente condizionato dalla riflessione intorno a questa contraddizione. Intorno a questa contraddizione, vale a dire, fra la norma e la realtà politica, la norma costituzionale americana, l'esercizio della libertà, il fatto che l'uomo nasca libero, il perseguimento della felicità, e tuttavia la continua smentita di questa norma costituzionale, la continua violazione dei diritti imprescrittibili dell'umanità, la continua violazione dei diritti umani. Stiamo parlando di Patrick Zaki, è una continua violazione che non è ancora cessata dei diritti umani, dei diritti fondamentali dell'individuo. Parlavamo prima, lei giustamente parlava anche del ruolo che la Chiesa Cattolica ha avuto in questo generale movimento di emancipazione dalla segregazione, come si diceva giustamente prima il professor Luconi, degli afroamericani, perché appunto nel 1963, mi sembra, Martin Luther King incontra Pio Paolo VI, a Roma, e Paolo VI condanna fermamente la segregazione razziale. Quindi quel periodo, gli anni 60, sono stati un periodo di straordinaria effervescenza culturale, politica, uno straordinario movimento di emancipazione umana si è verificato in quegli anni, e si è verificato a diversi livelli, si è verificato a livello religioso, a livello politico, a livello filosofico. Martin Luther King, come si diceva nella scheda, ancora una volta ben fatta, che avete trasmesso, era uno studente di teologia, ma non solo, era anche uno studente di filosofia, leggeva Kant, leggeva Hegel, era stato allevato alla conoscenza della dialettica signore-servo, la dialettica signore-servo descritta nella fenomenologia dello spirito di Hegel, della quale aveva parlato anche Frantz Fanon in un bellissimo libro di quegli anni che si chiama I dannati della terra. Infatti Frantz Fanon in quegli anni tematizza la questione del rapporto fra signore e servo, e negli Stati Uniti appunto il rapporto fra signore e servo, la discriminazione razziale, la dominazione razziale era ancora perfettamente operante agli inizi degli anni 60, avveniva attraverso i meccanismi che sono stati ben descritti prima, cioè attraverso meccanismi di disenfranchisement elettorale, di discriminazione elettorale, cioè gli afroamericani non godevano dei diritti politici, non godevano di pieni diritti politici. Peraltro questa è una questione che è ancora attuale, eh? I colleghi lo sanno senz'altro meglio di me, perché il meccanismo della voter suppression è ancora alimentato, operante all'interno della democrazia americana, e questa voter suppression è in particolare esercitata nei confronti degli afroamericani. Non sono più operanti, tra virgolette, le tasse elettorali, e non sono più operanti i test di alfabetismo e alfabetizzazione costituzionale e politica, e tuttavia è ancora operante un meccanismo di segregazione elettorale, di discriminazione elettorale, che non è accettabile. Non è accettabile stante il dettato normativo della democrazia americana, appunto consegnato alla Costituzione. Dunque noi abbiamo, per un verso, l'enunciazione, la solenne affermazione dei diritti imprescrittibili dell'umanità, la libertà, il perseguimento della felicità e così via, per altro verso il loro continuo smantellamento, la loro continua violazione. È in questa dialettica di emancipazione e de-emancipazione che si inserisce il progetto americano.
che è stato definito un sogno, il sogno americano, e che tuttavia Malcolm X e Martin Luther King a un certo punto vengono a considerare addirittura come un incubo, appunto per questa sistematica violazione dei diritti fondamentali dell'umanità. È dentro questa costellazione di forze che si produce il grandioso movimento di emancipazione politica e civile degli afroamericani negli anni 60. Sì, allora adesso passiamo a un altro contributo, che è il contributo numero 4, situazione americana da Luther King ad Obama. A Washington, Martin Luther King pronunciava un discorso che avrebbe determinato il futuro del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e segnato le coscienze di milioni di americani, indipendentemente dal colore della pelle. Un passaggio di quel discorso è diventato leggenda. Ho davanti a me un sogno, che questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Negli Stati Uniti la schiavitù era stata abolita fin dal 1865 grazie all'impulso del presidente Lincoln. Ma ancora un secolo dopo, negli anni 50, la segregazione razziale è una realtà indiscussa in molti stati americani, specie in quelli del sud, dove i neri sono considerati cittadini di serie B e il Ku Klux Klan impone la legge della sopraffazione. Proprio qui a Washington non si sarebbe trovato un solo ristorante in questa parte della città dove io o i miei genitori avremmo potuto sederci e mangiare. Nessun hotel avrebbe accettato clienti afroamericani. Nessun ospedale ci avrebbe preso in cura come pazienti. C'era un piccolo quartiere nero con qualche banca e negozio, e solo in quei negozi avrebbe potuto servirsi un afroamericano. Ma la contestazione inizia a organizzarsi, soprattutto nelle chiese battiste. Nel 1955 Martin Luther King, all'epoca un pastore pressoché sconosciuto, organizza il boicottaggio pacifico degli autobus di linea di Montgomery, in Alabama. È la risposta all'arresto di Rosa Parks, attivista finita nei guai per aver rifiutato di cedere a un bianco il posto che aveva occupato su un autobus. Il boicottaggio dura più di un anno, King viene arrestato ma ricorre in appello e vince. Non è che l'inizio, la resistenza passiva predicata da King fa presa tra la comunità nera. Negli anni seguenti si moltiplicano le azioni non violente, fino ad arrivare a quel 1963, foriero di molti avvenimenti. Nel maggio di quell'anno a Birmingham, in Alabama, ci fu una campagna organizzata da studenti delle elementari e delle superiori che uscirono da scuola per manifestare nelle strade. Era anche l'alba dei televisori, non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo intero, e le immagini che vennero mostrate agli americani, bianchi, neri, ispanici o asiatici, le immagini di quei bambini attaccati dalla polizia, degli adulti contro i quali venivano aizzati i cani poliziotto, quelle immagini risvegliarono le coscienze della nazione. Tre mesi dopo viene organizzata la Grande Marcia di Washington per l'impiego e la libertà. Una mobilitazione intesa a sostenere il presidente Kennedy nello sforzo di convincere il Congresso ad adottare leggi contro la discriminazione. Ma Kennedy viene assassinato a novembre di quell'anno ed è il suo successore, Lyndon Johnson, a promulgare il Civil Rights Act nel 1964. La legge dichiara illegale la discriminazione in base a razza, religione, sesso o nazionalità. Il 4 aprile 1968 è il pastore King a essere ucciso a Memphis, Tennessee, da un segregazionista bianco. Il presidente Johnson proclama una giornata di lutto nazionale, la prima nella storia degli Stati Uniti per la morte di un afroamericano. Ma questo non impedisce alla comunità nera di sollevarsi in diverse città del paese. Gli scontri razziali sono durissimi e mettono un'ipoteca sul futuro del movimento, che tuttavia procede la sua marcia. Questa battaglia è tuttora in corso. Molta gente ha oggi il diritto di registrarsi e di votare. Abbiamo eletto un afroamericano alla Casa Bianca e alcuni mi chiedono se l'elezione di Barack Obama sia il compimento del sogno di Martin Luther King. La mia risposta è no, questo è solo un anticipo. Il sogno non è ancora compiuto, c'è ancora troppa gente che è rimasta indietro. In appena 20 anni, tra il 1950 e il 1970, King e gli altri attivisti per i diritti civili hanno cambiato il volto dell'America, un cambiamento da cui non si torna indietro. Leonardo Raito, ci vuole descrivere
una sua visione di questo personaggio che emerge da fatti concreti. Non è un oratore. Quando parla, parla semplice. Non dice grandi concetti. Dice cose concrete. Quando si muove su fatti reali. Non si muove su ideologie. A Martin Luther King, al di là del sogno che ogni tanto cita, il suo sogno di un'America, non degli afroamericani, ma di un'America unita, che possono i bambini giocare assieme di qualsiasi colore e provenienze siano. Ecco, ci vuole descrivere questo personaggio. Ma devo dire che sicuramente ci troviamo di fronte a una figura fortemente pragmatica. Si diceva giustamente, non un grande oratore, però una persona che sapeva esprimersi e quindi che sapeva farsi capire. E forse è più importante riuscire in un contesto del genere a farsi capire per poter dare un indirizzo e per poter scegliere la strada per concretizzare quel sogno americano. Hanno descritto bene prima i colleghi che ci hanno preceduto le condizioni sociali che caratterizzavano l'America di quegli anni. Allora, Luther King è sicuramente un pragmatico che si è formato nella sofferenza e nelle piaghe drammatiche delle divisioni anche razziali che caratterizzavano quella democrazia, quel paese che si è sempre considerato il paese delle libertà, che però, come abbiamo visto, riusciva a istituzionalizzare anche le differenze. E questo sicuramente rappresentava un elemento di forte sofferenza anche interiore per un uomo che studiava la filosofia, che studiava la teologia, che propugnava questo concetto di eguaglianza concreta e reale. Diceva bene il professore prima quando ha parlato di quel discorso famoso, il discorso del sogno, no? Della I Have a Dream, dove lui partiva proprio dall'idea che un domani i bambini di ogni colore avrebbero potuto giocare insieme senza guardare le differenze. Quindi considerare l'America un grande paese multirazziale dove tutti però avrebbero potuto avere le stesse opportunità. E quelle opportunità poi, abbiamo sentito anche nell'ultimo video, si sono concretizzate con lo straordinario arrivo di un afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti d'America, anche se, come avete sentito, quello non viene considerato un punto definitivo, una conquista definitiva. Ci sono ancora tante diseguaglianze che gli Stati Uniti d'America, se vogliono essere veramente il paese della democrazia, devono combattere fino in fondo. Luther King ha fatto della sua vita questo percorso di continue conquiste, di continui passi avanti, e l'ha fatto partendo da due concetti fondamentali. Uno, la non violenza. Studiando la lezione gandhiana della resistenza anche pacifica rispetto a quelle che erano le contraddizioni e le limitazioni delle libertà, dall'altro anche con la capacità di gettare ponti, di dialogare. Non dimentichiamoci ad esempio che Luther King sarà un grande sostenitore del presidente Kennedy e che cercherà nel presidente Kennedy una sponda. Questo gli attirerà anche antipatie nello stesso mondo nel mondo afroamericano, le correnti più estreme che non vedranno di buon grido questo dialogo e questo ponte che King getterà, insomma. C'è un passaggio nell'ultima biografia che è stata scritta da Paolo Naso e pubblicata poche settimane fa per La Terza, proprio su Luther King, che rappresenta secondo me un elemento di grande interesse e di grande fascino. Luther King è l'uomo del sogno che muore nel momento in cui si rende conto che quel sogno in realtà non è ancora concreto, non si è concretizzato. E lo vede soprattutto con la guerra del Vietnam, quando tanti afroamericani che sono andati a combattere questa guerra spaventosa tornano e non vengono accolti dal proprio paese in un modo, direi, significativo anche rispetto all'impegno che hanno dedicato alla nazione, lo sforzo bellico che c'è stato. Ma in particolare la percentuale di afroamericani in Vietnam era proporzionalmente rispetto agli abitanti negli Stati Uniti era molto alta. Quindi era una guerra che pesava sulla schiena degli afroamericani e degli immigrati. Certo. Molti italiani hanno ricevuto la cittadinanza solo perché si erano arruolati. Certo. Questo era il gioco, diciamo, del potere americano. Ma non è un ideologo, ha le idee, ha un sogno, ma non ha ideologie. Ma allora, prima voglio fare un piccolo inciso sul discorso democrazia, che è la parola più bella che esiste al mondo, la realtà meravigliosa. C'è sempre una differenza appunto fra i valori che vengono professati e poi la trasformazione reale, ma soprattutto come viene indicata. Ricordiamoci sempre che tutti diciamo la culla della democrazia è la Grecia, ma nell'Atene, dove è nata la democrazia,
erano, potevano partecipare solo chi era di padre e di madre ateniese. Quindi certo, ogni volta dipende sempre da come viene vista questa democrazia. Poi nella realizzazione concreta dei fatti, per quello bisogna sempre difenderla costantemente la democrazia, perché è un attimo valutarla in maniera diversa. Tornando poi al nostro discorso su Martin Luther King e sul fenomeno segregazionista, ricordiamoci che era talmente diffuso che addirittura il governatore dell'Alabama, Wallace, uno dei suoi primi discorsi quando è stato rieletto, dirà: segregazione ieri, segregazione oggi, segregazione per sempre. Quindi se può dichiararlo così pubblicamente, vuol dire che era considerata una cosa normalissima. Questa, pensiamo anche alla gravità della cosa. King, è vero, è soprattutto pragmatico, non è questo ideologo come è stato detto. Probabilmente anche i suoi discorsi, sentiamo appunto, è un linguaggio abbastanza semplice, però è un linguaggio che arriva. La grande capacità di Martin Luther King è delle immagini evocative che riesce a creare, le metafore che crea, cioè il sogno, io ho un sogno, ed è chiaramente il sogno americano. Poi, secondo me, è anche abbastanza bello il modo con cui viene ripetuto, io ho un sogno oggi, e quando dirà più avanti, io ho ancora un sogno. E poi, se vogliamo fare anche un confronto con un tipo di messaggio che viene comunicato, ricordiamoci che sono anche gli anni nel quale Kennedy si era presentato con la nuova frontiera. Uno degli ultimi discorsi che farà Martin Luther King prima di essere ucciso parlerà della terra promessa. Io sono arrivato in cima e vedrò quella, forse non vedrò quella terra promessa, ma dobbiamo arrivarci. Sul fatto che Barack Obama sia uno dei passaggi ma non l'approdo terminale, basta pensare che purtroppo per un Obama eletto poi è arrivato Trump. Certo. E quindi si è tornati abbastanza indietro, insomma, quindi... Ma questo è un effetto... E anche George Floyd. È anche il caso di George Floyd, certo. Ma questo è l'effetto della democrazia. Quindi appena ci si distrae arriva sempre qualcuno a rimettere in discussione tutto. Allora passiamo al contributo numero 6 e vediamo la non violenza di Martin Luther King. I metodi di King guadagnano rispetto alla causa dell'uguaglianza dei neri. Mentre i leader politici cominciano a ricercare i voti degli elettori neri, egli e i suoi compagni vengono invitati alla Casa Bianca. Martin Luther King, accanto a Eisenhower, in queste immagini, sarà ritratto al fianco di numerosi presidenti. Uno dei bastioni della segregazione nel sud cade quando le scuole di Little Rock in Arkansas sono costrette dalle truppe federali ad accettare l'integrazione razziale. Ma la lotta è dura. King viene ripetutamente arrestato, come qui in Alabama, con l'accusa di vagabondaggio. Nel 1951 perde due costole quando una donna lo pugnala ad Harlem e si impone sulla scena nazionale propugnando l'arma del boicottaggio economico. Se vogliamo ottenere la libertà, dobbiamo rifiutarci di spendere denaro a favore di attività commerciali e industriali che discriminano i negri nella loro politica delle assunzioni. Il suo 13° arresto arriva il Venerdì Santo del 1963, mentre è alla guida di una marcia durante la campagna antisegregazionista a Birmingham, in Alabama. Ha deciso di essere arrestato assieme ai suoi 52 seguaci allo scopo di attirare l'attenzione sulla campagna. Il 25 agosto 1963 circa 25.000 persone partecipano alla marcia di Washington. Oltre ai leader della lotta per i diritti civili, vi prendono parte anche personaggi dello spettacolo come Marlon Brando e Judy Garland. Prima di guidare una delegazione dal presidente Kennedy, King coglie l'occasione per pronunciare uno dei discorsi più incisivi del XX secolo. Io ho un sogno, che un giorno tutti i figli di coloro che erano schiavi e i figli di coloro che erano proprietari di schiavi possano sedere assieme al tavolo della fratellanza. In risposta, il mese seguente esplode a Birmingham, Alabama, una bomba che uccide 4 ragazzine della scuola domenicale Battista. King ritorna nel dolore.
Là, in mezzo al buio del Mississippi, ho visto una tenue luce grazie alla determinazione della gente che vuole diventare libera. Nel giugno 1964 viene di nuovo arrestato mentre si reca in Florida per una dimostrazione contro i proprietari di un motel che rifiutano di dare vitto e alloggio ai clienti di colore. Tuttavia, egli ottiene la sua più grande vittoria quando il presidente Johnson firma il Civil Rights Act, che rende legali molti dei provvedimenti per i quali King si è battuto. Il presidente lo invita alla firma del documento. Dopo la firma, il presidente stringe la mano a King, gesto che molti personaggi potenti di Washington in privato disapprovano. Ancora di più, disapprovano in ottobre, quando gli viene concesso il premio Nobel per la pace, per la lotta a favore dei diritti civili e l'adesione al principio della non violenza. Gli estremisti bianchi reagiscono chiedendo sangue, il suo sangue. Vogliamo King, vogliamo King. È solo un falso allarme, ma il fatto che questa reazione accada nel nord e a Chicago è una novità che lo preoccupa. Sebbene King sia ora convinto che la sua vita sia realmente in pericolo, continua a predicare la non violenza e a muoversi con coraggio tra folle ostili. Di nuovo si ispira a Gandhi, assassinato 20 anni prima. Penso che sia una delle più tragiche immagini della violenza dell'uomo nei confronti dei propri simili. Sono stato in Mississippi e in Alabama, ma posso assicurarvi che l'odio e l'ostilità sono qui molto più profondi di quelli che ho sperimentato laggiù. Ecco, questo è un po' il percorso, professor Rucconi. Questa guerra, che lui non è una guerra, questa attività che lui sta portando di non violenza nei confronti di quelli che sono poi gli autori della violenza, che sono appunto i bianchi, non viene recepita in maniera contraria proprio dagli stessi a cui viene poi proposta questa sorta di non guerra reciproca. E addirittura dice: noi vorremmo che ci sedessimo tutti attorno allo stesso tavolo e tutti assieme potessimo condividere questa America. E invece diciamo che una buona parte degli americani, e l'abbiamo visto anche di recente, prende delle posizioni molto rigide. Prego. Ma dunque, King era un pragmatico. Il suo ricorso alla disobbedienza civile, il suo ricorso alla non violenza erano anche degli strumenti per accreditare al movimento afroamericano il sostegno della maggioranza dell'opinione pubblica, soprattutto l'opinione pubblica del Nord, che non aveva colto la gravità della situazione. Ora, io non voglio fare un ritratto di King cinico, ma King aveva messo in preventivo la risposta violenta dei segregazionisti e aveva fatto affidamento proprio sulla risposta violenta dei segregazionisti per fare della segregazione razziale nel solo Sud un caso nazionale, una emergenza che coinvolgesse tutto il paese, non soltanto gli stati meridionali dell'Unione. Prima abbiamo visto le manifestazioni di Birmingham. Birmingham era stata scelta a tavolino da King per creare una situazione di tensione, per, scusate l'espressione un po' effetto, far scorrere il sangue nelle strade, perché fu soltanto facendo scorrere il sangue nelle strade, ovviamente con i neri pacifisti non violenti che subivano la brutalità delle forze dell'ordine, che si poteva smuovere l'opinione pubblica statunitense. 2 anni prima, nel 1961, King aveva cercato di
portare avanti le stesse iniziative nella città di Albany in Georgia. Però le forze dell'ordine, in particolare il capo della polizia, erano stati particolarmente attenti a non compiere forme di violenza, di brutalità eclatante, soprattutto sotto gli obiettivi dei fotografi e delle telecamere, e il caso nazionale non era scoppiato. E allora, attraverso la Southern Christian Leadership Conference, questa organizzazione di coordinamento dei pastori battisti delle chiese nere del sud, in maniera molto, molto attenta e un po' cinica, King aveva trovato la città dove le tensioni erano più forti per far scoppiare un caso nazionale. In questa maniera riuscì a convincere l'opinione pubblica statunitense che la segregazione razziale, la discriminazione imposta dalla legge dei neri, era il problema più importante del paese. Se si vanno a guardare i sondaggi di opinione, fino alle manifestazioni di Birmingham, aprile-maggio 1963, per la maggioranza dell'opinione pubblica, il problema numero uno degli Stati Uniti sono i rapporti con Cuba. Siamo l'anno successivo alla crisi dei missili di ottobre. Dopo il maggio del 1963, il problema numero uno degli Stati Uniti per l'opinione pubblica, per la maggioranza dell'opinione pubblica, è proprio il caso della discriminazione imposta dalla legge dei neri, perché è la palese violazione dei valori fondativi del paese, quelli che stanno nel preambolo della dichiarazione di indipendenza. Tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati di diritti naturali inalienabili, vita, libertà e perseguimento della felicità. Diritti che erano negati in forza di legge negli stati del sud. Qui però bisognerebbe, con questo non mi dilungo ulteriormente, aprire il problema di che cosa si intenda per cittadinanza e chi abbia diritto alla cittadinanza. L'uguaglianza dei padri fondatori, quelli che scrivono la dichiarazione di indipendenza del 1761, numero uno Thomas Jefferson, il principale estensore di questo documento, è una cittadinanza, è un'uguaglianza, è una serie di diritti che valgono e sono declinati in termini razziali, valgono soltanto per i bianchi. I neri, sentenza della Corte Suprema 1857, quando c'era ancora la schiavitù, era che i neri non erano cittadini degli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che fossero persone libere o persone schiave. Non erano bianchi e quindi non avevano diritto alla cittadinanza statunitense. Il discorso si potrebbe ampliare. La dichiarazione di indipendenza è una dichiarazione che stabilisce l'uguaglianza per gli uomini, quindi si discriminano anche le donne. Quindi la questione, diciamo adesso, della cittadinanza come la intendiamo oggi non è la cittadinanza come la si intendeva alla fine del Settecento, come la si intendeva nel corso dell'Ottocento, come la si intendeva fino alla grande stagione dei diritti civili, alle leggi del 64 e del 65, che conferiscono finalmente agli afroamericani la pienezza dei diritti politici e dei diritti civili. C'è poi un altro aspetto, che sono i diritti socio-economici, per i quali King si batte. Se torniamo indietro col filmato, la marcia del 28 agosto 1963 è una marcia for jobs and freedom, e il diritto al lavoro viene prima della parità dei diritti civili. Ecco, c'è tutta una parte di King molto spesso trascurata dopo il biennio 64-65, in cui King si batte per la pienezza dei diritti sociali ed economici degli afroamericani, che è una conquista che ancora i neri non hanno ottenuto. Basta vedere le statistiche sul tasso di disoccupazione dei neri, che è circa il doppio di quello dei bianchi, del reddito medio dei neri, che è quasi la metà del reddito medio nazionale. Certo. Certamente. Professor Cesarale, Kennedy ha una particolare predilezione per il problema degli afroamericani. Ma è così disinteressato questo
questa attenzione della famiglia Kennedy nei confronti degli afroamericani, perché a quel che mi risulta John Fitzgerald Kennedy del problema afroamericano ne conosceva gran poco, anzi era forse il fratello quello più, diciamo, più addentro nella problematica. Lo vuole spiegare bene ai nostri telespettatori? Sì. Questo interesse politico, che vuol dire più negri ci sono e più me li faccio miei e più voti avrò. Prego. Sì, questo naturalmente è un oggetto storico sul quale i colleghi storici possono intervenire con più competenza di me, ma in ogni caso io direi innanzitutto questo, e cioè che il vero interesse per la questione, tra virgolette, degli afroamericani e dei diritti degli afroamericani e così via è stato del fratello di John Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy, Robert Kennedy, non tanto di John Fitzgerald Kennedy, che invece ha manifestato nei confronti della questione afroamericana una sostanziale indifferenza, a mio modo di vedere, una sostanziale indifferenza, malgrado nel 63 poi naturalmente si sia fatto ritrarre in una foto insieme a Martin Luther King e abbia molto apprezzato anche il discorso che tiene al Lincoln Memorial nel 1000, appunto il famoso discorso quello del I have a dream. Quindi io direi che vi è nella famiglia Kennedy una profonda evoluzione nel corso degli anni 60 nei confronti della questione afroamericana, fino al momento in cui, come è noto, lo stesso Bob Kennedy tiene quel famosissimo discorso subito dopo la morte, dopo l'assassinio di Martin Luther King, nella sera stessa del suo assassinio, nel quale condanna il profondo razzismo che intesse la vita ormai della società americana e viene corrompendola a vimis fundamentis. Quindi dico, per certi versi, anche se Lyndon Johnson è un presidente, è stato un presidente degli Stati Uniti storicamente maledetto per certi versi per aver intensificato la guerra in Vietnam, è stato molto più efficace politicamente di quanto nei confronti della questione afroamericana di quanto lo sia stato il presidente Kennedy. Noi dobbiamo un po' uscire dalla retorica peltroniana, io penso che ha, diciamo così, corrotto il dibattito pubblico italiano negli ultimi 20-30 anni, la quale ha fatto di John Fitzgerald Kennedy l'eroe precipuo della democrazia, l'eroe privilegiato della democrazia americana. Non è così, non è assolutamente così. Penso che gli sviluppi storico-politici americani più interessanti siano avvenuti negli anni successivi, dal 64-65 in poi, appunto con la legge sui diritti civili del 64, poi sui diritti politici del 65 e sulle campagne per l'abolizione della povertà, o quantomeno per la sua mitigazione, che lo stesso King viene conducendo a partire dal 1966-1967. Vorrei anche ricordare questo, è un tratto della personalità storica di Martin Luther King che viene per lo più negletto dal dibattito pubblico, appunto corrotto dalla retorica beltroniana. Che King è morto mentre stava conducendo una campagna a favore dello sciopero dei netturbini di Memphis, sì, nel 1968, a favore del loro miglioramento salariale, contro un sindaco che invece spediva la polizia a reprimere i diritti sindacali dei netturbini della città. Questo è qualcosa che è del tutto scomparso dal dibattito pubblico, allorché ci si accinge a ritrarre la personalità storica di Martin Luther King. Si preferisce appunto compiacersi dei discorsi, certo, che egli ha compiuto nei primi anni 60, puramente integrazionisti. Ma questi, certo, discorsi non sono mai stati in realtà puramente integrazionisti, hanno sempre contenuto un profondo momento economico, una profonda battaglia contro la discriminazione economica, contro le diseguaglianze economiche, contro lo sfruttamento degli afroamericani. Ancora, certo, oggi, leggevo appunto una statistica l'altro giorno che mi ha particolarmente colpito, i millennial afroamericani hanno un reddito medio che è 17 volte inferiore a quello dei loro corrispettivi bianchi. Allora, questa forse è la vera questione su cui bisognerebbe ancora interrogarsi, al di fuori di ogni retorica beltroniana, appunto. È in corso, il dibattito italiano ne è per lo più ignaro, una mobilitazione sindacale molto, molto importante in Alabama, a Bessemer, se non ricordo male, in un magazzino di Amazon, un magazzino enorme, un hub della logistica di Amazon enorme,
per la sindacalizzazione dei lavoratori Amazon. E che cosa si scopre allorché si viene ad affrontare questa questione? Che l'80% dei lavoratori Amazon, di questo hub della logistica, è afroamericano. Quindi vuol dire che esiste ancora una discriminazione di classe che si colora di discriminazione razziale negli Stati Uniti. Ecco, parlando di nuovo, argomentando certo. di nuovo a proposito del carattere democratico o non democratico del sistema politico americano. Certo, grazie. Allora in questo momento passiamo alla pubblicità, facciamo un breve intervallo e ci troviamo poi invece, affronteremo il problema dell'assassinio di Martin Luther King.